Allora ragazzi, eccoci qua, scusate, mi sono un attimo pulendo gli occhiali perché ci vedo una mazza figa. Bene, allora, benvenuti sul mio canale anche questa volta, però per una cosa molto importante, cioè stiamo costruendo, oggi costruiremo con il nostro Vincenzo che ringrazio dietro la camera, il mio Ciao. Bambino che si è prestato per la pazienza, e, per montare il PC che userò ovviamente per il canale su Twitch e non solo. Il mio primo PC desktop... di alto livello, è da piccolo che sognavo questo PC, finalmente ce l'ho fatta, i sogni si avverano anche a distanza di tempo e vi spiego subito cosa ho preso. Scheda video, anzi partiamo dal case Corsair 275R Airflow, cioè una buona reazione, due ventole davanti e una dietro, lo andiamo a vedere. Sapphire Nitro la scheda video, AMD Radeon 5700 XT 8 GB, Special Edition, molto carina, adesso la vediamo. Questo è il PSU, cioè l'alimentatore 650 watt della Corsair, classico, ovviamente 80 plus. Questo invece sono le RAM, eccole qui, le RAM della Corsair sempre, 3200 MHz 2x8, due banchi da 8, quindi 16 GB totale a 3200 MHz, SSD NVMe Crucial 500 GB, e questa invece la scheda madre, la B450 Tomahawk Max della MSI. Bene, questo invece è molto importante, visto la bestia che abbiamo qui, ho preso questo supporto di scheda per la scheda video per evitare che si abbassi da un lato. Questo video non è un video tutorial, non sono un tecnico informatico, lo faccio perché mi fa piacere farlo per dare contenuto in più al mio canale e perché poi è una cosa molto bella per me costruire un PC finalmente. Ah, dimenticavo, questo già l'ho aperto, però vabbè, fa niente. Ryzen 7 il processore 3700X, certo. Una bella bestina con il suo dissipatore permanente d'aria compreso, tempo quasi tecnico. Bene, allora andiamo quindi a costruire. Ecco, cosa molto importante ragazzi, sono le scariche elettrostatiche, si chiamano così, no? Sì, bisogna fare attenzione al letto perché se no bruciamo la scheda madre, bruciamo tutti i componenti e poi vedrete anche il video bestemmia. Ok, allora abbiamo tagliato il video ovviamente perché sennò 3 ore e mezza, io penso ormai ci sono tutte palle queste robe. Abbiamo montato già tutti i componenti sulla scheda madre, processore con il dissipatore TOC, SSD montato, le RAM montate, come diceva anche il manuale della scheda madre, è importantissimo da leggere prima di andarla a inserire. E poi adesso andiamo a metterla all'interno. Dopo mettiamo la scheda video e poi mettiamo l'alimentatore, che è una cosa che ho messo dopo, prima qua. Anche perché è separato. Inseriamo l'alimentatore invece di lato. Comunque palle, raga, non lo ricordo. Vabbè. È dura. La prossima volta comprate un PC, compratelo a pezzi, tutti i componenti, guardate la montata da qualcuno. E... ce l'abbiamo quasi fatta, dai. Io penso che poi dopo. Sì, è magari. Però vabbè, si faceva ogni tanto. Era paura, non montare niente. Vabbè, finiamo fra pochissimo. Andiamo. Non è quella la mia intenzione. È giusto per presentarvi il mio mostro, eccola, ci siamo. Silenziosissimo, eh? Le ventole sono partite tutte, questa è partita, quelle sono partite, e andate. Bravo!